The Uno B da tutto esaurito, questo del Remida Challenge in scena Nova Gorica, ma che ha visto subito molte mani interessanti, come questa che vi proponiamo dalla viva voce di Enrico Marchetto, giornalista di Poco Sportivo, che ha affrontato contro Yuri Naponiello, altro abitué degli eventi di Shark Evans. Sentiamo com'è andata. Siamo al tavolo 21, un tavolo al momento abbastanza agevole, solo che ho in posizione su di me Yuri, Gliaglia, Naponiello, Top Reg, Italiano, per tutte quelle che sono le varianti del poker. Ho giocato fondamentalmente una mano chiave del torneo, che è positiva perché l'ho vinta, negativa per altri versi. Sono UTG, apro 4-5 a quadri, apro 400 su lui, 75-150, vengo tribettato, mini tribettato da Yuri, e fa alza a 1050. Di base credo che non sia una size giustissima per isolarsi contro un tavolo che è veramente fatto di limper, di flat caller, di una cosa, cioè si giocano quasi tutte le mani in multiple pot. Comunque fondano tutti e io chiamo, vediamo, con 4 e 5 a quadri. Il flop è asso 2 jack col jack di quadri, quindi ho incastro, scala incastro e check di quadri. Io faccio check, lui fa check. Nel momento in cui il giocatore forte, che presume di avere contro altro giocatore forte, perché lui sa chi sono, i sacchi, i livelli di gioco, eccetera, quindi presumo che nel suo range ci sono tutti quegli assi, ok? Non è il check, non dà nessun segno di debolezza o altro, anzi pensa di volersi giocare in posizione su di me, un ottimo flop per lui. Casca la mia, casca il 3, quindi io ho as 2-3 jack, e quindi io ho scala, e io decido di puntare tre quarti di atto. Lui tentenna parecchio e decide di flattare. Al river scende un asso, pardon, al river scende un 7, una carta totalmente ininfluente per i nostri, sulla nostra giocata. Io decido di fare non pot ma quasi pot, faccio tre quarti pot, lui pensa e alla fine mette. Io scala e lui mostra asso donna. Era piuttosto interessante perché lui lì mi polarizza in maniera assoluta, cioè o nuts o totalmente aria, sono in grado di fare tutto. Il problema è che il range di nuts, polarizzato in nuts, che lui mi mette, non è quello che io gli ho mostrato, cioè lui non si aspettava mai con l'UTG che rilanciasse 4 e 5 suited, quindi per questo è l'aspetto negativo, nel senso che lui ha visto un range, io ho cambiato completamente i range percepiti. Lui si aspettava, alla fine gli assi che lui batteva erano pochi, erano asso 10, combinazioni di asso 9 e asso 8 che probabilmente non le mette tanto nel range, perché sa che piuttosto può dare la tribetto, addirittura il forbetto, non posso avere asso, non posso avere jack, quindi tutte le combinazioni di assi, le due combinazioni asso jack e asso k sono combinazioni da battle. Ho un set, perché posso avere il set di 3, quindi sono estremamente polarizzato, però non sono polarizzato nel nuts come lui credeva, e quindi questo è negativo, quindi adesso si giocherà al tavolo probabilmente tra me e lui tutto un altro poker. Adesso mi manca un altro